L'archivio storico ha più di 10 km di scaffali. È uno dei maggiori in Emilia-Romagna e qui si può scoprire la vita politica della città dal Medioevo ad oggi. Tra le numerose carte di grande interesse figurano manoscritti di Alessandro Tassoni, lettere di Lucrezia Borgia e di Giuseppe Garibaldi. È stato l'architetto modenese Luigi Poletti a volere questa biblioteca d'arte e architettura per la sua città. Insieme a disegni e stampe, qui troverai migliaia di volumi, dai più recenti cataloghi di mostre a preziosi libri antichi illustrati. 20.000 fotografie di Modena come era una volta, oltre a importanti lettere di pittori e scultori. E bellissimi libri d'artista. I musei lapidari Civico ed Estense raccontano storie di antichi modenesi scolpite nella pietra. Ai musei civici cammini fra le testimonianze della storia della città, dalla preistoria ai giorni nostri. E l'allestimento è quello originale ottocentesco. Nel Museo Archeologico Etnologico i reperti ci raccontano la più antica storia di Modena e ci parlano di lontane civiltà. I primi strumenti in pietra e le terramare dell'età del bronzo. Le ricche tombe etrusche, le magnifiche domus di mutina romana. Nelle sale del Museo d'Arte incontri sculture, dipinti, strumenti scientifici e musicali. Oltre 2500 tessuti realizzati dal Medioevo all'Ottocento. E le opere dei maggiori artisti della città, Begarelli, Malatesta, Lana e Graziosi. Nella Galleria Estense trovi dipinti e sculture degni di un principe, ma anche un medagliere fra i più importanti d'Italia. È una varietà incredibile di oggetti d'arte, bronzetti, avori, ceramiche, strumenti musicali e disegni. È un presepe tutto fatto di corallo. La Bibbia di Borso d'Este è qui, nella Biblioteca Estense. Qui sono conservati manoscritti, incunaboli, carte geografiche, stampe, raccolte dai signori d'Este fin dal 300. Ma anche libri, cartoline, manifesti, giornali, appena pubblicati o accessibili attraverso la rete. È tutto a nostra disposizione.